La lista è fatta, conclusa. E io dico no, basta! Il cortile sembra una giungla. La posta non arriva mai. E il vetro di quel gabbiotto che sembra che ci sono attaccate le vongole. E poi quella faccia. Maronna, te ne una faccia a matino piglia sappacra. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, eh? Prego. Signori, qua è inutile che ci giriamo attorno, eh? Ma la soluzione è una sola. Lo dobbiamo fare fuori. E quello, se ci stava ancora mio marito, il problema non c'era. È solo che Mommo lo hanno arrestato. Signora Caburo, ma che avete capito? Io parlavo di licenziamento. Ah. Scusate. Certo, potremmo riuscire ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale per inadempimenti, conclamati e reiterati. Ma per voi la vedo cosa dura? Bolli, timbri, carte, verba volant, scripta, costa. A noi ci hanno tagliato la corrente elettrica. Avvocato, scusate, ma che c'entra Nino con la corrente? No, no, c'entra Nino, e come? Perché a noi le bollette si perdono sempre, spariscono, puff, come per magia, e non si capisce che fine fanno. Avvocato, scusate, dico io, esisterà una legge? Ragione, io la denunzio, già l'ho scritta. Denunciamolo. Quel che mi occorre adesso è l'assenso di voi tutti, perché non posso assumere questa responsabilità da solo di mia sponta, è chiaro? Me la prendo io la responsabilità, mandate questa denuncia a nome mio. Che stavamo dicendo? Umano! Allora, questa lista è pronta? Lista mansioni, portiere per periodo natalizio. Potare piante, rasatura prato giardino, è un classico. Addobbi natalizi, certo. Albero di Natale, qualche lucina in più pure ci vuole. Questa è bella. Avvocato, questa sicuramente l'avete scritta voi. Bonifica bottica potanno. Viate pazienza, non ce la faccio. Ho permesso. E mo basta. Lei, caro Nino, deve lavorare. Capito? Lavorare! Professor De Benedetti, e mi meraviglia proprio di voi parlate di lavoro. Avvocato, e voi non mi difendete. Questa è ingratitudine. Non lo sapete quando ci tengo a questo condominio? Per farlo essere il miglior condominio del quartiere. Un condominio senza macchia. Professor De Benedictis, interno 17. È il re del subaffitto abusivo. Ha convinto tutti di essere lo zio più ospitale del mondo. I suoi studenti sentitamente ringraziano. Ragionier Lanzetta, interno 12. Triplo termosifone abusivo. Vive perennemente in un clima subequatoriale, succhiando il gas di 3 appartamenti. Avvocata Passanante, amministratore del condominio. Con la scusa dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo, eseguiti da ditta di sua fiducia, sta elevando una struttura di tipo serra, meglio nota come veranda abusiva. Signora Flavioni? Signora Flavioni, sposata De Benedictis, relazione extraconiugale abusiva con Giovanni Percoco, interno 18, amico di famiglia. Perché un vero portiere conosce tutti i segreti del proprio condominio. E quando uscite, portatevi la spazzatura fino a fuori. Si può sapere che fine hai fatto? Oggi l'hanno fatto uscire più tardi. Tu lo sai che io devo mangiare a orario.
Un'altra volta risi. E l'ho già detto, Chang la pasta non la digerisce. Ma nemmeno gli spaghetti. Ma perché gli spaghetti non sono pasta? Li hanno inventati proprio loro. Gli cinesi. Oh, a te spaghetti non piacciono. Oh, sto parlando con te. Cosa? 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 Hai sentito? Fanno sempre finta che non capiscono i cinesi. Ci vedo un momento. E perché? Anna, tu ti stai dimagrendo. Ma quando? Ma via va? Ecco qua. Forza. Anna, stiamoci attenti. La salute è importante. Ma che può? Tu tra un mese di la visita. Non ti preoccupare, mi sono pesata. È tutto a posto. Tutto a posto? Tutto a posto. È tutto a posto. Ah, ma diciamo sì, dici. Così stiamo ancora più a posto. Dove sei stata? Nonna, mica paura mi hai fatto mettere. Mi sono fermata a cena a casa di Chang e sua madre. Allora hai mangiato un'altra volta i risi. I risi? Ma quando mai? Stasera la signorina Lin ha fatto certe cose fritte. Anna, Anna, non mi mentite. Tu sei dimagrita. Anna, se noi scendiamo sotto i 100 kg, la pensione di invalidità ce la possiamo scordare, capito? E che faccio? Che faccio? Rimango chiuso per tutta la vita nel gabbiotto esposto alle radiazioni dell'alluminio. Ma sì, fissate con questa storia dell'alluminio, non c'è sta scritta a nessuna parte che fa male. Ah no? E allora come me lo spiega? Che io mi sento sempre stanco e non tengo genio fa niente. Ah, non rispondo, Anna, Anna, sto parlando. Guarda come corre, non ho ragione a dire che sei dimagrito. Anna, lo vuoi capire? Se riesci a pigliare la pensione in validità ci salviamo. Tu ti salvi, ma prima di tutti esco dal gabbiotto, poi ci liberiamo di Yo-Yo. Si chiama Chang, e no Yo-Yo, poi vuole sapere che ti ha fatto, è così buono, non dice mai niente e tu lo tratti malissimo. La osaccia buona Yo-Yo, quella appartiene a una razza terribile. Una razza terribile, i cinesi, mamma mia. Sono il più grande produttore di alluminio del mondo, ci vuole accelerare tutto quanto. Stanno sempre nel buio a farlo vivere. Perciò te che gli occhi chiusi, così per non si far andare la polvere di alluminio. Nino, ti devo dire una cosa. Un fatto incredibile. Ho vinto un concorso. Una cosa che ho organizzato in supermercato. Una settimana in una beauty farm. Roba da gran signori. Bello, bello. Sì. Peccato che non puoi andare. Nino, Nino, io ho vinto e ritiro il premio, eh? E io chi se lo tiene? Ci pensi tu? Tengo da badare al condominio, come fosse una cosa di niente. Nino, fino a quando io non prendo la pensione, a noi i soldi di Yo-Yo ci servono, per cui io faccio il viaggio e tu ti tieni a Yo-Yo, a Chang, ma guarda come fai a vincere. E dai, Nino, si tratta solo di 7 giorni, eh? Che ti costa? Qui, ti preparo da mangiare per tutta la settimana. Ti preparo un giorno la parmigiana di melanzane, un giorno la genovese. Devi solo mettere in forno e mangiare, eh? Sì? Pure la lasagna bianca. Pure la lasagna bianca. Con le polpettine piccole. Con le polpettine piccole, piccole. Nino, io sono tua sorella, non sono tua moglie. Io questo viaggio me lo vado a fare. Punto e basta. Tu non vai da nessuna parte. Hai capito? Qui. Ve lo buco un'altra volta il pallone. Andate a giocare più là. Qua c'è gente che lavora. Avanti. Vai a giocare pure tu a pallone, vai, vai. Un po' di sport, un po' di... Buongiorno. Passare,
Buongiorno. Ho detto buongiorno, scatta lo straordinario pure per voi. Ma mamma quando viene? Lavorare. Lavorare, lavorare, sempre lavorare. I cinesi. Andiamo, 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 sta arrivando il professore. Nino? Nino? Scendimento, volete vedere se è arrivata una bolletta? E come faccio, professore? È chiuso. Quello è importantissimo. E lo so, mi dispiace, professore, ma come faccio? Sono le 9 passate, alle 7 devo smontare. Voi qua vedete un portiere. E vi sbagliate. Il portiere dopo le 7 non c'è più. Va bene. Ci vediamo domani. A domani. E comunque volevo dirvi, Nino, che non dovete incomodarvi a portare la posta porta a porta. Rosso, abbiate pazienza, io dopo una giornata intera di lavoro in questo gabbiotto non riesco nemmeno più a seguirvi. Ma passate domani, no? Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buonanotte. Lo vedi? Lo vedi che succede a fare tardi? Ciao. Arriva qui la bolletta. Ciao, mamma. Buonasera. Buonasera. Scusate, è fatto tardi, lavorare. Non c'è problema, siete la mamma? Io, mamma Chan, sì. A domani, buonanotte. Buonanotte. E capito, io. Mercoledì, giovedì, lunedì, ragù. Ma come? La vaschetta d'alluminio. L'ha fatta apposta, l'ha fatta. Anna, è una cosa importante, stai mangiando? Raccomando, è importante. E poi? Tutto il giorno, da solo. Un discorso, no? Qua? Come deve andare? Il bambino in mezzo ai piedi non si riesce a lavorare, ma. Anna, mi sente una voce? Come stai solo? L'ho sentito. Ho sentito la voce di un uomo. Anna, non mi mentire. Anna, tu non stai sola. Sono pazzo? Anna, pronto? Credo che sono scemo, eh? Scusate. Prego. Voi non è che qua avete fatto un concorso per una settimana alla Beauty Farm, no, eh? Ah, certo. Ah, l'avete fatto? E chi l'ha vinto? No, mi dispiace, sono informazioni riservate. Allora, mo ve lo dico io chi ha vinto. Ha vinto mia sorella, una signora un po', diciamo... Ah, la fidanzata del direttore, vostra sorella. La fidanzata di chi? Il dottor Muzumba, il direttore. Muzumba? E mo dove sta? Sta con vostra sorella alla Beauty Farm. Con mia sorella? No. Ecco qua. E beh, io sapevo. Io tenevo 750 punti, all'improvviso è comparsa la signorina che teneva 850 punti. E io volesse proprio capire come l'ha accucchiata, sti punti, la fidanzata del direttore. Vergognatevi, mettetevi scorne, vergognatevi. Pure voi, signori, vergognatevi.
sta Nino? Non ci sta, eh? E mo come faccio? Nino, le bollette le tieni in ostaggio in quel gabbiotto fetente. Cosa? Che cosa? State buona. Nessuno che mi vuole bene, nessuno che mi apprezza, mi uccide fatica, mai un grazie. Mia sorella mi ha abbandonato per mettersi con una... Palestra accompagnare. Pure la palestra. È tutto sudato. Ma ti piace, eh? Fai giocare a pallone. Andiamo. A regola d'arte? Avvocato, me ne sono occupato io, sarò ingegnere. Oh. Hanno pagato? Una ditta di provincia. La Caffer. Esatto. Nino. Nino. A nome di tutto il condominio, devo dirvi grazie. Questo vostro primo passo verso una coabitazione sostenibile, proficua, è stato molto apprezzato. Ma che ho fatto? Come che avete fatto? Ci avete portato la posta fino a casa. Ah, la posta. No, dicevo, che ho fatto di speciale. Bene, bene, speriamo che continui. Speriamo. Speriamo. Salve a tutti. Grazie, Nino. Andiamo subito a pagarla. Grazie, Nino. Prego, signora. Permettete, ho dimenticato una cosa dentro. Prego, prego. Prego. Permettete. Ah, Nino. Sì. L'ho sempre sostenuto. Eravate una brava persona, degna, capace e meritevole. 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 La posta l'hai consegnata tu? Sì, l'ho messo sotto porta. Ma ti ha visto qualcuno? No. Ma fammi capire, ma a te ti piace lavorare? La vita io. Eccolo qua. Ui, bello, nuovo, nuovo. Questo si chiama rastrello. Capisci questa parola? Rastrello. Sì, è tutto tuo. Sì. Lavorare? No, giocare, giocare. Ma che combinate? Che... Bravo Nino! Bravo Nino! Complimenti Nino! Finalmente! Complimenti! Bravo Nino! Bravo! Nino. Avete fatto un capolavoro! Tutto meritevole Nino! Bravo! Ma tua madre non sente? Buonasera, Nino. Buonasera. È stato buono oggi, Chan? Così, così. Ma lui torna sempre stanco. Vostro figlio è un terremoto. Sempre a giocare a pallone, avanti e dietro. Dispiace. Di solito lui è molto tranquillo. Dispiace, dispiace. Tutti i giorni a stargli appresso, corre di qua, corre di là. Alla sera mi prendo un mal di testa, pure adesso, proprio qua dietro, che è una cosa... Qui?
Pensare io. Faccio passare io mal di testa. Fa passare tu? Venire domani mattina, quando Ciano sta a scuola, un'ora faccio passare sicuramente. Un'ora? Domani mattina? Sì. A domani. Allora, a domani. Buonasera. Buonasera. Prego. Salve, sono il collega del Civico 26. Ah, salve, collega. Stavo guardando il gabbiotto. Bello, eh? Che saranno? 5-6 metri quadri. 8 metri quadri. 8. Tutto risigillato, vedo. Risigillato per non far disperdere il calore della stufetta. Antenna parabolica integrata. Però è tutto di alluminio. Però rilaccata a ottone. Ma quello sapete, no? Che le radiazioni dell'alluminio possono provocare gravi danni alla salute. Che danni? No? Sono dati che non diffondono. Ma al mondo ci sono milioni e milioni di portiere morti oppure con danni irreparabili. Le ossa. Oh, è un piccolo problema che c'ho. Piccolo? Le ossa sono la prima cosa che vengono attaccate dalle radiazioni dell'alluminio. Voi da quanto tempo state qua? Io sono un paio di settimane, prima ci stava mio zio. E mo che fine ha fatto vostro zio? Voi? Vi siete fatte bianca bianca, mi dispiace, uscite un poco fuori, pigliate un poco d'aria. Sì, sì. Voi lo potete fare pure a battere, sì. E lo fate nu. Però purtroppo a spese vostre, che il condominio vuol dire a me che... Ah, una curiosità, collega. Ma quella signora, la cinese, quella della scala B? 22. Esatto. Ma così, che mestiere fa? Oh, non ho detto niente io, eh? Arrivederci. Hai capito, io. Anna! Anna, sei qua? Nino. Ma che è sta pagliacciata? Nino. Qui. Fratello. Ma che fratello? Chi ti conosce? Io innamorata di tua sorella Anna, come il leone africano ama sua terra. Anna, che stai dicendo questo? Aspetta un momento, Muzu, fa parlare a me. Nino, le cose stanno così. Io e Chris ci vogliamo bene e ci vogliamo sposare. Punto e basta. E come ti sposi? Non ti do il permesso. Mi sposo a chi voglio io e tu non mi devi dare il permesso. Ho capito. Ho capito tutto. Gli hai detto della pensione di invalidità. E lui perciò ti vuole sposare. È chiaro. Lui si vuole mangiare la tua pensione, dopo ti tieni chiuso in casa come una schiava. Ma quando mai? Noi ci siamo pure messi a dieta per il matrimonio. A dieta? Mm? A dieta, Anna? Mm? Anna, tu hai ucciso un fratello. Nino. Vabbè. Tu adesso parlare così come tigre ferito, però io lo so che tu cuore molto generoso, come cuore del cammello. Un cammello? Muzu, aspetta, fammi parlare una volta a me, per favore. Muzu, ma ha pensato pure a te. A me? Ti vuole dare un bel posto nel magazzino. Il magazzino? Sì. A lavorare? Certo. Io sono nato portiere e morirò portiere. Però Yo-Yo rimane con me. Con te? Sì. Tanto tu non ne hai più bisogno. E poi la verità... mi sono affezionato. Avvelenate.
tira. Tira. Forte, forte, tutte cose. Collega! Tanto bene con te, sei bravo con bambini. Facciamo quello che si può. Chan dire che tu insegni tante cose. Sì. Che dice che insegno? Tanti giochi. Uh-huh. Per esempio, gioco rastrello. Ma come si gioca? Al rastrello? È complicato. Cioè, ci sono un sacco di regole, non è difficile da spiegare. Io so che è importante per bambini giocare. Io ho poco tempo, lavorare troppo. Non lo tenete un marito che vi dà una mano, no? Strano, perché siete una donna per bene. Come fare a trovarlo? Sempre qui chiusa? Pure io, sempre chiuso in quel gabbiotto di alluminio. Chan dire che il tuo lavoro è bellissimo. Veramente. Il portiere è una vita di sacrifici. Chan mi ha detto che da grande vuole fare anche lui portiere. Mi vado a cambiare. Facciamo così, una di queste sere, quando volete voi, portate Marciano. Me lo tengo io e poi andate a fare una camminata per i fatti vostri. Può darsi che lo trovate, il marito. Grazie, signor Nino. Prego. Scusate, voi fate lavorare il bambino. Fermatelo voi se siete capaci, ce l'ho detto 100 volte di posare quel rastrello. Io. Cioè tu, mo sei piccolo e non vuoi capire, però poi quando ti fai più grande capirai. Insomma, c'è anche, tu non devi lavorare. Che se lavoro adesso, poi alla mia età che fa? Hai capito? Tu devi giocare, devi, per esempio, ecco, al pallone tu non sai tanto giocare, però se ti metti tu poi ti impari. E male che vada puoi fare il portiere, ma non il portiere del gabbiotto, il portiere del calcio. Hai capito? Poi devi imparare a parlare, tu più parli e più ti impari, puoi parlare con i ragazzini, con le ragazzine. Poi magari ti sposi, quasi sposano tutto quanto, di qualunque razza. E basta con sto rastrello. Che buono. Ma ti piace il fuoco? Sì. E quale ti piace? Su. Il bambino vuole quello. La carciofola filante, ma non la creatura. Creatura? Quella è cinese. Quella è una cosa genetica. Ci cresce nel mese e botto, va? Allora alzo le mani e non assumo responsabilità. Mi corre l'obbligo di segnalare che avete fatto la scelta migliore. Miccia incandescenza rapida. Avete 10 secondi spaccati. O parto razzo o partite pubblico.
Esplosione a doppia botta. La prima penetra, la seconda spacca, leggermente ritardata, detta anche a prognosi riservata. Che città c'ha? Un centinaio di metri. Ma c'è qualcuno che dice che arriva pure a un chilometro. Una rampa la tenete? Normale. O con mirino di precisione? Col mirino. Mirino, mirino. Controllo la traiettoria. Pronti? Appiccio? Appiccio. А девочки, фото которые вы видели в нашей программе, обращайтесь в ближайшее отделение милиции или звоните к нам на программу. Люба! Люба! Si chiama Люба, папа. Люба, Люба, la stessa cosa. Люба, vieni qua! Люба! Не волнуйтесь. Люба, vieni qua! Uffa apposta. Ma dalle almeno il tempo di arrivare. Ma fa morire e poi viene. Allora, io quando diciamo, tu devi scattare, capito? Devi scattare! Era un bagno, sì. Era un bagno, sei sempre un bagno, sa. Luba, però papà mangiare sempre entro le 7 che puoi prendere la pillola, capito? È tutto pronto, signora Carlone, tutto pronto. Tutto pronto, va. Avvicinato. Ma che combinato? La frittata di cipolle. Papà non la può mangiare, ha la policisti. È esagerito, la mo' fa morire. No, signore, adesso Liuba ti prepara un bel piatto di pasta, è vero, Liuba? Ecco qua. Tu cucinare pasta, questa è la pentola, devi mettere solo il sale. Guardate come sono ridotto. Un povero vecchio abbandonato. Sai la colpa di chi è? Di quella faccia verde di tuo marito. Santo ti vuole bene. E poi sei tu che non vuoi che ci trasferiamo qua. Ma aveva ragione tua madre, che non voleva gente estranea per la casa. E invece a me mi è toccata questa polacca. No polacca, signor Enzo. Io, ucraina. O ucraina, o polacca è la stessa cosa. Vabbè, io comunque adesso me ne devo andare, papà. Papà, ti raccomando, stai tranquillo. E qualunque cosa mi chiami, sì. Capito? Ciao, 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 papà. Ciao. Liuba, ricordati il mini diab e quella pillolina bianca nella confezione bianca e blu, capito? Sì, signora Carmen. E mo mangiamo a giro, sta frittata, pare brutta a buttarla. Lupa, vieni qua! Lupa! Lupa! Noi ci dobbiamo stare accorta che la faccia verde del marito di Carmela suo figlio a casa mia,
Aspetti che io muoio. Signor Enzo, io domani svegliare presto. Svegliare presto? Chissà se io mi sveglio domani. Ti raccomando, serra la porta con lo sprang. Signor Enzo. Questo soppo coro un po' diabete. Sì, signor Enzo. Chi signore? Chi signore? O coro, o diabete, a prossa, a pressione. E cataratta. E sto proprio inguaiato. Liuba, te l'ho detto 100 volte che non devi chiudere con la chiave dietro la porta. Ci vediamo stasera alle 8, allora? Sì, signora Carmela. Faccio tutto a questo stare e questo non ci posso matrice. A voi può navire? Voi smatri, voi smatri, può navire. Voi smatri, ti dà un ciuccio, ti dà un ciuccio, ti dà un ciuccio. Voi, smatri, ti ж люба. С мужем, да? Ты ж знаешь. Что ты? Давай, ты вниз. А вон она, ты что? Как дела? Смотри, что тут нашла. Это ты? Что про тебя пишут? Ты муж тут вот... Куда это она? Люба! Совсем обнаглась. Пусть какая там? Люба! Люба! Да хватит уже думать об этом. Столько времени прошло. 3 роки, 9 месяцев и 27 дней. Ну ты же даже не знаешь, что там написано. Та не треба читать, чтобы знать. Пойдем перекусим что-нибудь, пока Артур приедет за мной. Мне нравится, как здесь делают булочки. А тебе? Артур! А вы надружены? Он симпатичный и ко мне относится хорошо. Да воно так. Та це ж не гарно. Ну и что же? Мы просто дружим. Он меня возит везде. В кино, в театры, в рестораны. Потом он знает очень много важных персон. А кем он працюет? Чао. Пиачере, Артуро. Люба. А, Люба. А фамоза Люба. Перке фамоза? No, perché Elena mi parla tanto di te. Ma mi ha detto anche che sei stata molto famosa lì, al paese tuo. Non è tardi, dobbiamo andare via. Ah, già hai ragione, è tardi, meglio che andiamo perché ho un impegno di lavoro molto importante. Se vuoi puoi portare anche la tua amica, eh? No, grazie. Ho altri impegni. E poi devo tornare dai signori. Ci vediamo giovedì. Ciao, giovedì. Ma quale santo? Chi le lo riavole? Per il corno che voleva ucciso. Ti ho detto che è stato in Ucraina, spero. Perché ho trovato solo. Ma che dici? Per il corno, voleva ucciso, capite? A Cile, insieme a Cristo, vero? Sarei contenta, ma tu e chi lo vuoi lungo? Carmela, vieni a papà. È tutta colpa tua. Hai confuso i medicinali. Adesso vai sopra, prendi le tue cose perché quando torno non voglio vederti mai più. Carmela! Arrivo, papà! Carmela!
Лена, це Люба. Я йду з дому. Потім поясню тобі. А зараз мені треба шукати інше місце. Переночую в тебе. Запитай його. Може, він допоможе мені. Як мені бути до четверга? Лена! Tutto a posto, archivini, possiamo cominciare. Ma proprio ha preso possesso. No, non ancora, ma questa volta a botte è stata pesante. E poi, come si dice, un giovane può morire, ma un vecchio ha da morire. E mia moglie piangerà un paio di giorni, ma poi si adabituò. A proposito, Archilini, io quel cesso lo vorrei cambiare. È certo che parlo del mio appartamento. Ma guarda qua, stai. Questa è casa mia. Te ne devi andare mamma, hai capito? No, Archilini, ma che parlo da solo? E mio suocero teneva la polacca. Ucraina. La polacca ucraina, eh? Si attaccano addosso e non se ne vanno più. Ma perché non tornano nel paese loro? Как всегда. Va bene. Puntuale, 15 minuti. Essere lì. Ciao. E allora, Luba? Me ne sono andata. Lì mi trattavano come serva. Io non sono serva. E adesso ho bisogno di lavoro e posto dove dormire. Non ti preoccupare, io adesso ti troverò un'altra signora. No, basta signora, basta polizia. Qua non c'è altro. Qua cercare tutte badante, cameriera. Ma io non sono come le altre. Tu non lo sai, ma io famosa in Ucraina. Tutti conoscimi lì. Luba. Forse in Ucraina eri famosa, ma qua in Italia tu sei come altre. E devi pulire Cuba come puliscono le altre. Poi no, будь шмить жопу. Alina, io non ho posto dove dormire questa notte. Allora vai a hotel Firenze, dire che ti mando io, Alina, ti tratteranno bene. Perché
Prego. Mi mandolina. Per tutta la notte? Cosa? La stanza, dico, per tutta la notte. Certamente. A 40, secondo piano. E quanto? Facciamo metà e metà. Metà adesso e metà domani mattina? Metà adesso, metà domani mattina, tutto adesso, tutto domani mattina. L'importante è che metà e metà. Così mi dicono, io così vi dico. Va bene? Va bene. L'ascensore è guasto? Il portiere mi aveva detto che eri giovane e che eri arrivato oggi. Ma quando si parte che si ha dovuto andare così vecchio? Hai sbagliato la stanza. E allora mi farei un po' di sconto. È vero o no? Eh? La macchina non dispone. Eh? Thank you.
quello che sei. Ti prego, non glielo dire a Elena. Non glielo dire. Fermati, non ti faccio niente, mannaggia sta volata! Ferma! Ferma, non ti faccio niente, ferma! Ferma, ferma! Non fare male a me, io ti pago! Io ho soldi, pago! Ma che pago? Cosa pago? Per colpa tua ho passato tutta la notte in questura! Io non ho fatto niente! Anzi, non ne hai fatto niente! Devi venire con me! Dove? Ma come dove? In questura! Saremo noi a tutto. C'è stato davvero di grande aiuto, signora Volkman. Grazie. Accompagna la signora fuori. Grazie ancora. Signor Angelo, purtroppo è successo un imprevisto. E non lo sapevo, per questo è imprevisto. Allora, per un giorno vi prendete il tassi, poi da domani riprendiamo la limousine. Ho capito, ma... Eccola, eccola, è lei! Guarda, è importante per i nostri ascoltatori, è vero che la stava per violentare. E adesso cosa farà? Lui come andrà? Perché è importante. Cosa è successo in quella stanza? Io stavo per addormentare quando questo uomo è entrato in stanza. Ho subito riconosciuto lui che era latitante pericoloso. Ho detto a me che devo fare qualcosa. Ho deciso, e allora ho deciso di sedurre lui. Ma lui ha capito. E così voleva picchiarmi. Ho reagito, ho preso la lampada e dato un colpo alla testa mentre lui non è svenuto. Ma farà, dove andrà? La tua dichiarazione.
మంగుడు కోపి హదలా నీ పంపెట్టుబడి దాలాదేన్ని హెమ్మిడేమి కోపి ఒకటి రసం రేడియో కిస్ కిస్కి ఏమిటో తిన అమూతు పురుద్దా పాగోదోమాని ఇప్పుడు వచ్చిన ఎహెన్నకొట్ట పాగోదోమాని ఇక ఎహెన్నెతి గాంట ఇందల సల్లిటికి అరంభిసాక్ నీ బారకెత్తుట ఎండి ఎరునా Mi scusi, per la piazza Salerno? So, dove piazza devo... Salerno? Non lo so. Non lo so. Bar Caruso. La si fa do sol mi fa do la. È arrivato il caffè, Cino. Ehi. Caffè, caffè. Anzi, vivo di pure mia, Gina, così stai sveglio durante il lavoro. Non c'è bisogno, se mi pagate di più non sono costretto a fare il doppio lavoro. Okay, noi. Signore, il caffè è tutto offerto da noi, sì, ci mancherebbe anche la colazione, se volete. Nessuno paghi che ci rimanga male. Sono le 11, ma non mi siamo fatta tardi ancora prima e cominciamo. Ma quanta palla sta stronzo? A livello geografico mi rimane sempre la valigia pronta. Infatti sto per partire per una tournée lunghissima che mi vedrà impegnata a Caserta, Aversa, Cardito, Melito, Sant'Ammaro, Sant'Andrea del Pizzone, Facciano del Massico e Mondragone. Il grande circuito d'oro della musica italiana. Ma mi chiedo che ne sarà del pubblico che ti aspetta al Forum di Assago, a Verona, all'Arena di Verona, a Roma, al Palaeur. Miriam, insomma, non vogliamo deluderli ancora i nostri ascoltatori che ci seguono da queste città e da altre anche. No. Senti Miriam, i tuoi detrattori dicono che ti atteggi un po', insomma, sembra che tu sia un po' altezzosa e che ce l'abbia d'oro, la voce ovviamente. Vogliamo rispondere? Guarda, Pippo, ti ringrazio per questa domanda perché approfitto per dire a tutti quelli che mi incontrano per strada che sono tremenda, lo so. Chi mi incontra ha proprio uno shock. Avete finito di prendermi per il culo? Anzi, vi ringraziamo della grande opportunità che ci avete data. Grande Pippo Pelo, grande grazie. Grandissimo anche lui. Grazie a tutti. Ma fammi capire una cosa. Secondo te è normale che hai portato la radio Kiss di metà a fare polemico con Pippo Pelo? Fammi capire. Ma perché secondo te è normale che lo mai... Ecco. La prossima volta che veniamo qua, la sai che anno fa? E cosa, tazzi? Che fino alla musa, viva Pippo Pelo, hai mai visto? Dici tu, hai ci portato io a Radio Kiss? Sai nemmeno che è. Io non vengo. Come non vengo? Che è mo quest'altra novità? Mi sono scocciata di fare queste stronzate. Stronzate? Vabbè, allora sciogliamo tutto qua, va bene? Tu volevi fare un solo lavoro. Fai quello notturno, qua sei stato licenziato. Ma io ho anticipato pure i soldi della benzina, quindi va così. Purtroppo è andata così. Oh, basta, basta, mi hanno fatto una capatanda. È l'ultima volta. Sei stato riassunto, vai. Andiamo, andiamo. Andiamo che siamo in ritardo, vai. Dai, veloce. Vai. Ah, scusa Angelo, ci sarebbe da pagare il ragazzo che fa. E pagalo tu. E al momento mi trovo. Quanta ma... ce l'hai 100 euro di resto, da cambiare. 100 euro, vabbè, pago domani, vai, metti in conto, pago domani, vieni con noi, non fa niente, vieni, andiamo al bar e ti paghiamo là, vai, entra, vai, fallo sedere. Aspetta un attimo, Villa Feanda. Avevamo detto che non ci andavamo più.
L'ultima volta ci hanno fatto aspettare tutto quel tempo perché dicevano che mancava la corrente. Alla fine a chi hanno fatto cantavo post mio? A Raffaello. Ya, che figura in me. Ma te chi te l'ha detto? L'ha detto lui. Ma tu dormi sempre. L'unica volta che ti svegli è per dire stronzate. Io bugie non ne so dire. Ah, è questa la tua strategia? Vuoi schiattare un colpo a me? Ma che strategia? Vabbè, comunque questa è l'ultima volta. E Angelo, è tutta sta sigaretta. Tengo il pantalone bianco, me lo fai diventare nero. Sfrando, ma guardaresti. Pronto? Ah, signor Mallardo? Sì, sì. Siamo quasi arrivati. Siamo a parcheggio. 5 minuti, montiamo gli strumenti e siamo pronti. Pasqualone carissimo! Carissimo cazzo, sono 2 ore che ti aspetto. Abbiamo creato un po' di suspense nel pubblico. Ah, suspense, hanno un scasso qua. Sei sempre tu sudato, Pasqualone. La macchina qua non sta bene e si deve spostare, forza. La sai portare, no? Oh, grazie. Hai scassato tutte le piante per fare manovra. Ma non sai proprio guidare. E tu non sai proprio cantare. Ho ascoltato il CD. Tutto riverbero autotune. Quanto come? Autotune. Ma tu vieni un po' a sto strunzil. Qui? Pure Pulli c'ha da una tosse. Che giornata è merda. Comunque non andiamo d'accordo così. Tu non puoi tenere sempre la faccia scucciata. La gente se ne accorge. Ora fammi cantare dal vivo, così almeno sfogo. Attenzione, niente dal vivo. Si fa una nota sbagliata, prima strusillo che arriva e dice che Camilla non sa cantare. Non esiste proprio. Ho telefono. Il telefono. Non tengo voglia. Rispondi al telefono. Pronto? Sì, sono io, Miriam. Tu come ti chiami? Che bel nome. Chiedi. Da dove chiami? Certo che la conosco, Mondragone. È la mia città preferita. Ha un bel mare. Ti saluto tutti gli amici della seconda, certo. Un bacio tremendo da Miriam. Vabbè, comunque sono 10 euro. Sembra sordo, su. Hai molti fan, eh? Con tutta l'autotune. Tu non ci sei mai stato a concerti miei. A un certo punto sale talmente tanto l'adrenalina che si pigliassa una a una e gli sputasse in faccia. Quelli sarebbero contenti. Se io motti ti sputassi in faccia, tu saresti contento? Non lo so. Ci devo pensare. E pensaci bene.
perché potrebbe essere un'esperienza. Io la provo tutti i giorni. Che ci sta scritto? Sul tatuaggio, che ci sta scritto? Sri Lanka. Oh, è proprio uno shock. Me lo voglio fare pure io uno Sri Lanka. Ti vuoi fare uno Sri Lanka? Che dici, me lo faccio sulla mano? Io in realtà mi volevo fare il pesce perché è il simbolo della fede. E io la fede ce l'ho. Però sto Sri Lanka mi piace assai. Che dici, mi faccio uno Sri Lanka o un pesce? Qual è più shock? Ma boia, aiutami a scegliere. Nabila, ma... Dai, non ti faccio, ma... Stomana. Ti ho fatto un pesce in mano. Che significa? Non sai che significa un pesce in mano? Ma tu la ragazza ce l'hai? Sì. E non ti ha mai fatto un pesce in mano? Non nati una maglione. Ma almeno ti piacciono, sei un po' ricchioncello. Non solo ricchioncello. Perché l'hai fatto? Ti ho fatto uno shock. Ma non conosci nessun'altra parola? Dici lì, tocca a te. Tutta la pasta. Andiamo. Madonna maculata della canzone napoletana, Miriam! Un bacio tremendo agli sposi.
Ti madre non ti devi andare. Va, la dopo stai in cucina. Va, dopo ti stavo a tavola. Più importante. Arrivederci. Forse con la torta, via! Vai, vai, vieni! A chi cazzo hai tagliato, stato? 2500 euro mi è costato, ma hai scherzato patrimonio! E lui cinghialese è merda, stato! Anche a partire! Gino, mette Radio Studio M. Mille lune, una grande voce nuova su Radio Studio M. L'ho fatta cantare a Steffi perché si vuole far conoscere, ma tanto non sarà mai come la tua. Thank you.
via, per piacere. Io ho detto che non canto. E beh, lunedì te lo giuro, pigli l'aereo, vaga a Milano e sbatte i pugni, potavo. Ma sono 10 anni che mi fuso alta, Angelo, ma guarda che... Stiamo facendo le serenate nel dei quartieri, ma confini in merda. Non sputa, in due piatta, due mangiate fino a mo, non sputa. Tu credi che sono scema, eh? Tu credi che non l'hai già capito? Che stai puntando tutto su Stefi? Gli hai dato la tua canzone migliore, quella che avevi scritto per me. Mi fai schifo, mi fai. Ma può capirci o no? Che stai gente di una certa importanza. Non si può dire no. Se no sono cazzo. Che me ne vuoi a me? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ci dovete dare una decina di minuti. Io domani mattina mi sposo. La serenata deve partire a mezzanotte in punto. Che canzone canti? Io non canto. Come canta? Baciami ancora scemo. Ah, perfetto. Ti ho detto che non canto. No, tu invece con... Andiamo! Annaccia! Chiama forza! Ma forza! Babbo? Che sta? Non vogliono cantare. Allora, facciamo o non facciamo? Guarda, stanno tutti là che aspettano. È povera gente, falli contenti. Io non canto! Ah! Non va. Vaggiù! Con permesso. Lasciami, mannaggia. Guarda che hai fatto, guarda. E mamma, basta, però basta. Ma vuoi sapere perché ho tolto la canzone che ce l'ho data a Stefano? Vuoi sapere? Eh? Perché non sai cantare. E non sai cantare. E la canzone l'hai uccisa. L'hai distrutta. Ma per i capricci non voglio cantare, non vuoi cantare, non canta, è meglio. La storia della musica va avanti senza di te, non ti preoccupare. E tornate in affa che si vinto superò. Da tu là stai pure! Scasso cazzo! Sta stronzo! Mi hai portato tu a sta stronzo! O mo canto! O ti faccio cantare a te! Con un ritmo forzato in culo! Gino, mettimi un po' di riverbero. Thank you.
stare un soldino di mare per te, regalare l'orgoglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi perderò. Questa piccolissima serenata con un film di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. Brava! Allora, quanto è? €13. Mi sembra giusto. 5. €13. Grazie. Gino, che stai aspettando? La carrozza? Ah, mia. Mamma mia, che malinconia. Sotto c'è più fresco, chi l'ha detto che all'inferno si morisce di calor? E sotto, 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 sottoterra, i peccati vanno in muffa che si annaffia col liquor. Scenda, troppo dura la salita, si comprì una nuova vita, no pensieri, niente guai. E scenda, signorina, che il mattino si avvicina, troppa luce, troppe cose da guardare. Alzi il calice con noi, Budmo. E solo, solo, solo soluzioni, niente soldi né rancori, qui fa solo ciò che vuoi. E scenda, troppo dura sua la vita, pentole e coperchi abbiamo, ricchi premi e codiglioni. E scenda, signorina, che il mattino si avvicina, e il mattino non è per i sognator. Lassù c'è troppo onore che se lo porta via il vento. Fetento. L'onore muore.
lavoro, fare i buoni con la gente, guadagnare onestamente una vita, casa e chiesa, senza minima sorpresa, camminare a schiena dritta per avere solo un'ora, un poco di felicità. All'inferno fuoco, fiamme, poi dolore. E sotto, 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 sotto terra, le ferite della guerra le curiamo con il cuore. E scenda, troppo dure la salita, viva la sua nuova vita, niente sfiga, niente mai. E scenda, signorina, che al mattino fa mattina, e al mattino il buio dorme assieme a noi. Lassù c'è troppo onore che se lo porta via il vento. Fetento. Sudore del lavoro, fare i buoni con la gente, guadagnare onestamente una vita, casa e chiesa, senza minima sorpresa, camminare a schiena dritta per avere solo un'ora, un poco di felicità.